Su Spettacolo Mania torna Bianca Nappi, ben trovata, tutto bene? Ben trovati a voi, grazie, sì, tutto bene. Allora, nuova stagione di Lolita Lo Bosco e non poteva ovviamente mancare Marietta, sempre così anticonvenzionale. Noi la vediamo come una donna insomma leggera che rincorre l'amore, ma non dimentichiamo che è anche una PM. Esatto, infatti in questa nuova stagione delle indagini di Lolita Lo Bosco ci sarà modo di vedere un po' di più Marietta nelle sue vesti di PM. Appunto, però chiaramente il cuore di questo personaggio resta la ricerca amorosa, più che altro la ricerca delle emozioni, ricerca di libertà. In qualche modo Marietta si conferma proprio il personaggio forse più fluido di questa serie, no? In un senso anche contemporaneo, questo aggettivo viene molto usato negli ultimi anni per raccontare l'esigenza di tanti di muoversi in acque diverse, e Marietta rappresenta proprio questo, cioè questo desiderio di vita, di esplorazione di vita, un po' tout court. Che diciamo, insomma, sta prendendo piede anche tra molte donne di oggi, no? Cioè basta con le cose canoniche, basta con il matrimonio, il fidanzato, insomma, come mai questa nuova ondata di voglia di libertà? Beh, secondo me c'è una sacrosanta voglia di libertà maggiore da parte delle donne, ma soprattutto oggi c'è un maggior coraggio di viversela, di prendersela questa libertà. Marietta è un po' un caso a parte, sì. Perché Marietta invece è una donna sposata, che ha figli, che però vive come se fosse completamente single. Infatti io dico sempre che personaggi come Lolita, quindi donne molto belle, affermate professionalmente, ma meno nella sfera privata, ce ne sono tante. Secondo me ce ne sono tante anche Marietta, solo che non lo sappiamo, diciamo, è tutto un po' più nascosto. Ma poi è bellissimo perché non si preoccupa della crisi col marito, si preoccupa invece della crisi con l'amante. Esatto, perché per lei la crisi col marito non esiste, cioè il marito è una cosa di default, invece l'amante è il fidanzato, quindi in realtà Marietta è un po' una single, proprio come Lolita, però vivono in maniera completamente diversa il rapporto col maschio, ed è molto bello anche per questo il loro rapporto, proprio fra Lolita e Marietta, secondo me. Sì, perché poi c'è questa grande amicizia appunto tra due donne molto diverse, e quando è così di solito i consigli che si danno reciprocamente valgono molto di più, perché vengono da un altro punto di vista, da un altro carattere, da un altro modo di vedere la vita, no? Sì, valgono molto di più, ma non vengono sempre disattesi, non vengono mai ascoltati, perché alla fine ognuna fa come, esatto, come le pare. Perché alla fine Lolita non ascolta mai Marietta perché la considera troppo facilona, e Marietta non ascolta mai Lolita perché la considera troppo seria. Però continuano a dialogare, continuano a non mettersi d'accordo, la chiave poi della loro amicizia profonda. Ci sarà quindi da divertirsi. Tu quanto ti sei divertita e quanto continui a divertirti con questo personaggio così leggero, così solare, così appunto divertente? Guarda, a me piace tantissimo fare questo personaggio perché è veramente proprio una boccata d'aria fresca per un attore, per un'attrice, e ti offre sempre degli spunti nuovi di comicità, di situazioni. Cioè un personaggio che in realtà potenzialmente può andare in mille strade diverse, quindi a ogni stagione abbiamo cercato di esplorarne una. Ci vorrebbe una Marietta per tutte, devo sì, dire. Devo dire che questo è un commento. Tu hai la tua Marietta? No, purtroppo no. Vabbè, dopo ci andiamo a prendere un caffè e ne parliamo. Un'ultima curiosità, ma tu vai a correre la mattina con Marietta? No, mai, mai, e non nascondo che detesto correre perché è troppo stancante, diciamo, sono un po' più pigrotta. Quindi sono scene difficilissime quelle per te? Sì, per quelle sono scene faticose, sì. Grazie mille. Saluto tutti quelli che ci stanno guardando, tutti gli amici di Spettacolo Mania, e li invito ovviamente a seguire la terza stagione delle indagini di Lolita Lo Bosco. Ciao.